L'impegno, la responsabilità ha bisogno di una coerenza, di una continuità, di una serietà da parte di ciascuno di noi. Ci vuole più responsabilità, più coscienza. Questa è la bella parte dell'Italia. Una terra libera in cui ognuno possa esprimere il proprio pensiero senza aver paura, senza temere che qualcuno lo sovrasti in qualche modo. E camminiamo con questi familiari, camminiamo con la mamma di Elisa. Ma qui sono tutti tanti, tanti uomini, donne che hanno perso le persone care. Non sei stanca? Un abbraccio. Ciao. Perché siamo venuti in Basilicata? Per ribadire che il potere mafioso e tutto ciò che lo favorisce va combattuto ovunque. Dal nord al sud. Una straordinaria occasione per far sentire la voce della parte viva, pulsante, sana del paese per una nuova cultura della legalità e della giustizia. Voglio ricordare prima di tutto mio padre, perché questo è un giorno particolare, è la festa del papà. E voglio ricordare tutti i papà di quell'elenco lunghissimo. Voglio ricordare anche però tutti i papà che hanno perso dei figli e sono in mezzo a noi. Il 21 marzo è per noi, per tutti noi familiari, l'unica giornata della memoria e dell'impegno. Abbiamo scelto di andare avanti e continueremo ad andare avanti. Emanuela Sansone. Mario Paoletti. Marina Spinelli. Vincenzo Lapata. Giuseppe Maniaci. Giovan Battista Aloe. Antonino Pollari. Antonio Maturo. Paolo Canale. Federica Taglialatela. Carmine Tripodi. Egidio Campaniello. Giorgio Villano. Oggi questa giornata e poi lunedì in tutta Italia, in consigli comunali, nelle piazze, scuole, fabbriche, vanno letti i nomi, ancora una volta i nomi, quindi altri migliaia di persone che vogliono sentire che il miglior modo di fare memoria è quello di darsi da fare un pochettino di più tutti.